Durante le passeggiate invernali, tra campi e boschi, ci si imbatte spesso in questi cespugli. Sono cespugli di rosa canina, ovvero rosa selvatica. E questi frutti rossi sono le sue bacche. Spesso i cespugli sono bassi, ma a volte anche maestosi, fino a 5 metri di altezza. Ma noi oggi parleremo delle sue bacche, ovvero le bacche di rosa canina. I principi attivi, oltre alla vitamina C, tannini, acidi organici, pectine, carotenoidi e polifenoli, vengono usati dalle industrie farmaceutiche, alimentari e cosmetiche. I frutti secchi vengono usati in erboristeria per la preparazione di infusi e decotti. Inoltre, con questi frutti rossi possiamo fare delle ottime marmellate ricche di vitamine. Quindi, sarebbe opportuno raccogliere le bacche di rosa canina, spezzettarle e farle essiccare a temperatura ambiente. Un metodo naturale per salvaguardare la nostra salute. La rosa canina è ricca di vitamina C ed è un'erba officinale e medicinale. Nel prossimo video faremo insieme la polvere, utilissima per viso e corpo.